Molti confondono il broccolo con quella che è l'infiorescenza appena sviluppata della cime di rapa, che cambia nome a seconda delle zone d'Italia. Tipo a Roma, quelli che a Roma sono i broccoletti, in Puglia appunto le cime di rapa, in Toscana i rapini e in Campania i friarielli. Il vero broccolo è quello che ho in mano, e cioè questo. Questo è il vero broccolo, non confondetelo per cortesia, perché è talmente ricco di proprietà benefiche ed è veramente considerato un supercibo. Un supercibo perché? Perché i composti salutari di zolfo e i carotenoidi tra le verdure di questa famiglia, cioè il cavolfiore, il broccolo e la verza, hanno la massima concentrazione proprio del broccolo. Inoltre, il broccolo contiene il beta-carotene, che è un ottimo antiossidante, la luteina, che è una sostanza giallo-verde, ottima per la vista, contiene inoltre la vitamina C e la vitamina K ed anche tanto potassio, magnesio e calcio. Inoltre è un'ottima fonte di acido folico e contiene anche delle fibre vegetali ottime per l'aumento del senso di sazietà, quindi vi fa sentire subito sazi, e anche utili per combattere la stitichezza. Andiamo adesso a conoscerlo meglio e a vedere come pulirlo. Per prima cosa, prima di acquistare i broccoli, verificate che il colore sia verde vivo. Guardate. Ed accertatevi che la cima sia compatta. Più compatta di così. Evitate quindi quelli marroni e i viscidi o quelli con le foglie appassite. Prendete il broccolo, ecco, guardate, rivoltatelo e guardate la base del gambo, che deve essere fresco, vivo, duro, non secco. Date. Mi raccomando, se non utilizzate subito il broccolo, mettetelo in frigorifero all'interno di una busta di plastica asciutta senza lavarlo. Il broccolo va lavato poco prima di cucinarlo. Pulire i broccoli è molto semplice, del broccolo non si butta via quasi nulla. Allora, iniziamo togliendo queste foglie. E poi c'è da fare un'operazione molto semplice, ovvero guardate, bisogna andare a tagliare fino a un paio di centimetri sotto il fiore. Praticamente poi da qui in poi comincia la parte più dura. Fino a qui è abbastanza tenera. I fiorellini li mettiamo da parte. Eccoci qua. Molti utilizzano soltanto i fiori del broccolo, quindi a questo punto butterebbero via questo e comincerebbero a cucinare soltanto i fiori. Noi invece che cosa facciamo? Andiamo a togliere le foglie, togliamo la parte del gambo, quella proprio dura dura. Questa è troppo grande e va buttata via. Ecco, tagliamo i gambi. Questa parte la buttiamo via. E con l'aiuto di un pelaverdure andiamo a togliere questa parte esterna che lo rende duro. Pelati i gambi per farli cuocere prima e farli ammorbidire meglio, li tagliamo a pezzetti piccoli, più o meno così. E poi li cuoceremo insieme ai fiori. Tagliati i gambi, volendo possiamo anche tagliare un po' più piccoli, dividendoli in due parti, i fiori. Esattamente così. Spero vivamente di avervi fatto capire come pulire bene i broccoli. Una volta puliti, bisogna metterli in acqua fredda e sale. Basta mettere un pugnetto di sale fino. Li tenete per una decina di minuti. Questo procedimento farà morire i lombrichi presenti, se ci sono, gli eventuali lombrichi presenti
nei broccoli. Non sono dannosi da mangiare, non sono pericolosi, però effettivamente sono un po' disgustosi, quindi meglio toglierli, meglio scongiurare la loro presenza appunto con questo rimedio. Per quanto riguarda la cottura, io vi consiglio di cuocerli o a vapore oppure farli bollire. Se li fate bollire, metteteli quando l'acqua già ha raggiunto il bollore e fateli stare per 2-3 minuti. 3 minuti se li lasciate così bolliti e poi li condite, per 2 minuti invece se poi li dovete ripassare in padella per fare altre preparazioni. Tornando alla parte del lavaggio, dopo averli tolti dall'acqua e sale, risciacquateli per bene sotto acqua corrente fredda e fateli sgocciolare in uno scolapasta. A prescindere dal tipo di cottura, ci tengo ancora una volta a dirvi di stare attenti per quanto riguarda i tempi di cottura. Mi raccomando, non fate cuocere troppo questo meraviglioso ortaggio perché andrete poi a distruggere tutti i nutrienti contenuti all'interno, tutte le proprietà che ha questo meraviglioso ortaggio. Mi raccomando, voglio dirvi soltanto un'ultima cosa prima di salutarvi. Se li ripassate in padella dopo averli bolliti per 2 minuti, metteteli quando la padella è molto calda, in maniera tale che a contatto con il fondo caldo della padella i broccoli si caramellizzeranno subito, cioè praticamente si creerà quella crosticina che eviterà così, qualora voi li cuocesse a fiamma lenta, di farli bollire ancora. Sapete che caccerebbero l'acqua di vegetazione, andrebbe a ricuocersi il tutto e quindi continuerebbero a bollire. In quella maniera poi si ammollerebbero tanto e non sarebbero più gradevoli, croccanti, così come dovrebbero. Io spero che questo video vi sia davvero d'aiuto, che vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi come li pulite, come li conservate, come li cuocete. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate quindi, condividete ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!